Il Partito Democratico convoca l'assemblea regionale a Vercelli proprio per dare il segnale della grande collaborazione che deve esserci tra tutto il partito, tra le amministrazioni regionali. Noi siamo reduci da un grande successo elettorale che ha portato Chiamparino a governare la regione, quindi la regione da un lato e le amministrazioni comunali. In primis, oggi è Vercelli, l'amministrazione comunale di Vercelli, guidata da Maura Forte, appena eletta con un grande risultato elettorale. Noi, venendo qui a Vercelli, vogliamo dare l'idea di un partito che si cura di tutto il territorio, di una grande collaborazione che si deve sviluppare tra amministrazione locale, amministrazione regionale e governo dello Stato per risolvere i problemi. Siamo con un grande sforzo collettivo, tutti insieme, tutti parte di una squadra, nello sforzo di far ripartire questo paese. Ecco perché il nostro impegno è qui oggi a Vercelli. Siamo al Palace Hotel di Vercelli, oggi sabato 5 luglio. Il Partito Democratico del Piemonte ha deciso di tenere qui la propria assemblea regionale. Abbiamo il piacere e l'onore di avere al nostro microfono il sindaco di Vercelli, Maura Forte, e il presidente della regione, Sergio Chiamparino. Allora, non certo per rubare il mestiere al sindaco, che è stato eletto con un consenso plebiscitario e quindi sa benissimo cosa la gente di Vercelli chiede in questo momento, ma facendoci interpreti del pensiero di tanti vercellesi, chiediamo al presidente Chiamparino. Maura Forte ha avuto un consenso che le consegna un mandato pieno, ha idee e capacità per mettere a frutto questo consenso, la regione speriamo che non la lasci sola. Beh, di sicuro questo no, dobbiamo insieme fare, diciamo, individuare le priorità e lavorare insieme. Io, se c'è una cosa sulla quale sento di impegnarmi fin da ora, come avevo fatto in campagna elettorale, è a essere il più possibile vicino a tutte le comunità. Grazie. Allora a Maura Forte, con il conforto di questo appoggio, quali sono le prime cose, i primi progetti che possiamo sottoporre alla Regione per aiutare Vercelli a uscire da questa crisi economica che non ha precedenti? Le tematiche che dovremo affrontare con la Regione sono diverse da tutto un discorso relativo allo sviluppo, al lavoro, e questo ha già visto Gianna Pentenero qui sul nostro territorio pochi giorni fa, proprio per dimostrare la sensibilità della Regione nei confronti del nostro territorio. Oggi ne approfitto per dare il benvenuto al Presidente Sergio Chiamparino, che è molto vicino ai nostri territori, e sicuramente poi c'è tutto un discorso relativo al rilancio del territorio da condividere con loro, perché deve nascere la progettualità in sinergia con la Regione, tanto che io sarò presente, sarò in Regione a breve con i vari assessori proprio per confrontarmi e per fare sì che ci sia una forte sinergia. Tutto il discorso dello sviluppo, del turismo, più volte Sergio Chiamparino in campagna elettorale ha dichiarato che il Piemonte deve diventare analoga alla Bourgogne della Francia. Noi vogliamo nel nostro piccolo dare un contributo a tutto questo e ci impegneremo sempre lavorando insieme affinché anche Vercelli abbia un ruolo in questo progetto di turismo. Grazie, buon lavoro e tornate a visitare Vercelli oggi. Secondo me era un ringraziamenti per la scelta di Vercelli. È molto importante per noi avere gli ospiti oggi qui a Vercelli, avere questa assemblea regionale. Per questo ringrazio il presidente dell'assemblea Liliana Manica, il segretario del partito Davide Gariglio. Quindi questa scelta che indica un partito, ti dà l'idea di un partito che è presente su tutti i territori. Peraltro una presenza che abbiamo potuto condividere lungo il nostro percorso. Un benvenuto al nostro presidente della Regione Piemonte, a
Sergio Chiampalino, a tutti gli assessori qui presenti, ma volevo ricordare e fare un saluto anche a Gianfranco Morganto, presidente del segretario del partito regionale, col quale abbiamo svolto un percorso, per cui direi un applauso anche. È un partito oggi che è molto trasformato, è un partito che ha ottenuto un grande risultato, nessuno di noi si sarebbe aspettato quanto abbiamo ottenuto, il 40,8% con delle punte molto alte sui nostri territori anche, e anche quei territori che sono sempre stati, mi riferisco al vercellese di centrodestra, hanno cambiato verso, e questo cambia verso ci ha accompagnato lungo la campagna elettorale e da qui in poi segna un cambiamento della nostra attività, del nostro essere, un partito che si trasforma, un partito che oggi ha molti amministratori ad ogni livello, la grande rete di cui abbiamo sempre parlato in campagna elettorale oggi si sta realizzando. Parlando di Vercelli, abbiamo ottenuto il comune, abbiamo molti comuni del territorio, abbiamo un sottosegretario, un consigliere regionale, esponenti quindi ad ogni livello col quale sicuramente si potrà lavorare, una giunta regionale che ci è molto vicina, col quale abbiamo già intrapreso delle relazioni, un governo col quale potremo dialogare, parlamentari europei col quale faremo rete. Questo è l'avvio di un lungo percorso e, come diceva prima il Presidente dell'Assemblea, oggi oltre a discutere e a fare un confronto sui risultati che ci vedono partito completamente cambiato, dobbiamo impostare questo nostro percorso che ci proietterà in futuro, perché questo risultato che abbiamo ottenuto è un traguardo che è stato importante, ma quello che ci aspetta in futuro è ancora più importante, perché le attese della società nei nostri confronti e sono attese veramente grandi e non dobbiamo deludere. Non deludere significa un grande impegno sia a livello locale, sia a livello, parlo di comuni, province, regione, e a livello nazionale, e oggi possiamo dire anche a livello europeo, visto che abbiamo il semestre europeo con Matteo Renzi. Per cui siamo in un periodo nel quale dobbiamo investire molto sulle amministrazioni, ma ritengo sia un periodo importante per investire anche sul partito. In questa fase una buona organizzazione, una buona struttura, ristrutturazione dei circoli e una riorganizzazione può essere importante, perché in questa fase c'è molta attenzione, stiamo catalizzando nuove forze della società civile e questo non può che aumentare anche nell'ottica del tesseramento, non ci può che essere di aiuto. Per cui non faccio altro vista l'ora che ringraziare di essere presenti, vi vedo numerosi, siete presenti in una città peraltro che sta vivendo un periodo di grande crisi, quindi la presenza del Partito Democratico regionale oggi per noi è un grande segnale che il Partito Democratico c'è e ci darà una mano. È una città che ha vissuto 10 anni di governo di centrodestra andando verso un declino, noi abbiamo la più alta disoccupazione, siamo oltre il 12% di disoccupazione con delle punte di disoccupazione giovanile tra le più alte. Questo fa sì che su Vercelli ci debba essere una particolare attenzione. Nel contempo abbiamo una città molto bella, molto ricca dal punto di vista storico, culturale, artistico, una città su quale come amministrazione abbiamo l'intenzione di investire molto. Quindi invito i presenti che non sono di Vercelli, se nel termine dell'assemblea volessero partecipare, cioè visitare la città, se siete benvenuti, è un'occasione importante per valorizzare, quindi un invito anche a fare un giro in centro città che ne vale veramente la pena. Un augurio di buon lavoro per questo confronto e un benvenuto a Vercelli a tutti, grazie. Ringraziamo Mauro Conte, sarebbe